Meghan Markle non parteciperà all'incoronazione del re Carlo III all'abbazia di Westminster il 6 maggio, con molti esperti che sostengono che teme una reazione negativa nei suoi confronti da parte del pubblico britannico. La posizione di Meghan Markle nella famiglia reale ha toccato il fondo poiché ora si trova nel deserto con la famiglia del principe Harry in seguito alla sua decisione di non partecipare all'incoronazione, è stato affermato. La scorsa settimana, Harry ha concluso settimane di feroci speculazioni, quando ha confermato che avrebbe partecipato all'incoronazione del re Carlo III all'abbazia di Westminster, a Londra il 6 maggio. Tuttavia, una dichiarazione di Buckingham Palace ha anche detto che Meghan non avrebbe fatto il viaggio con suo marito. Poiché rimarrà a casa in California con i due figli piccoli della coppia, il principe Archie e la principessa Lilibet. Si ritiene che il rapporto della coppia con la famiglia reale sia estremamente teso a seguito di una serie di affermazioni fatte contro di loro, prima da Harry e Meghan nella loro serie di documentari Netflix, e poi dal principe nel suo libro di memorie, Spare. Neil Gardiner, un commentatore reale con sede a Washington ed esperto di politica estera, ha dichiarato a Express.co.uk in un'intervista esclusiva. Meghan è diventata sempre più isolata dalla famiglia reale. La sua incessante campagna contro i reali negli ultimi due anni è fallita in modo spettacolare. La posizione di Meghan all'interno della famiglia reale e dall'altra parte dell'Atlantico nel Regno Unito ha toccato il fondo. È una figura estremamente impopolare e antipatica e ora si trova letteralmente nel deserto per quanto riguarda la famiglia reale. Il signor Gardiner crede che la decisione di Meghan di non partecipare all'incoronazione tra tre settimane si riduca al timore che sarebbe stata duramente fischiata dal pubblico britannico quel giorno, qualcosa che sarebbe stato immensamente dannoso per il suo marchio.